Buonasera telespettatori, bentrovati al telegiornale. Il punto nascita all'ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro sarà mantenuto. Questa è una delle novità importanti che sono scaturite ed emerse dal convegno sulla sanità organizzato lo scorso lunedì a Borgo Taro dalla CGIL. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'affermazione dell'assessore regionale alla sanità Sergio Venturi che non verranno effettuati tagli ai piccoli ospedali e la possibilità prevista dal decreto Lorenzin di sperimentare progetti per il mantenimento dei punti nascita nelle aree montane anche senza raggiungere i 500 parti all'anno sono state le principali novità emerse nel corso del convegno sulle prospettive di sviluppo sanitario in Valtaro Valceno che la CGIL ha organizzato presso l'aula consiliare di Palazzo Tardiani a Borgo Taro. Un convegno durante il quale sindacato, amministratori e dirigenti dell'azienda USL hanno cercato di fornire una risposta ai timori manifestati dalla popolazione circa un paventato ridimensionamento dei servizi sanitari in montagna con particolare riferimento alle sorti dell'ospedale Santa Maria di Borgo Taro. È un ospedale che verrà tutelato e salvaguardato come tutti gli ospedali di montagna anche dai decreti regionali e nazionali, è un ospedale che dovrà avere un ruolo sempre importante e determinante pur in un'evoluzione di quella che oggi è la medicina, di quelli che sono oggi gli aspetti dal punto di vista ospedaliero. L'ospedale rappresenta la sfida del futuro, se noi teniamo un ospedale caratterizzato come 20 anni fa o 30 saremo sicuramente perdenti, l'innovazione in medicina, tecnologica, strumentale. I nuovi farmaci hanno portato a degli sviluppi, degli scenari non solo di guarigione delle malattie, ma anche di organizzazione delle unità operative. Ormai certi interventi chirurgici che una volta necessitavano di giornate di degenza di 7, 8, 10 giorni, ormai vengono fatti in day service o vengono fatti con dei recovery al massimo di un giorno. Ecco, questa è la sfida. La sfida è quella di creare sui nostri due ospedali, Fidenza e Borgo Taro, che mantengono la loro autonomia rispetto al territorio, quindi nessuno li vuole ridimensionare, però attraverso la costituzione di dipartimenti unici creare davvero le occasioni per prendere in carico rispetto al bisogno clinico assistenziale il cittadino, dandogli l'opportunità di essere trattato nel luogo di cura più idoneo dal punto di vista gestionale della sicurezza, sia da parte di equip che operano a Borgo Taro, sia equip di Borgo Taro che possono spostarsi a Fidenza. Dobbiamo evolvere i sistemi, dobbiamo essere più collaborativi, dobbiamo individuare persone ed eccellenze che possano mettere in sé la loro professionalità a disposizione anche di altri, ma in una logica di salvaguardia del rispetto dell'ambito territoriale. E su questo la Regione dà garanzie, su questo la Regione si sta muovendo e su questo è l'impegno che sia l'assessore via video, ma anche il mio personale ci siamo presi stamattina. Una logica nella quale si inserisce anche la possibilità di mantenere a determinate condizioni un punto nascita all'interno del nosocomio borgotarese. Proprio in questi giorni è arrivata la notizia e il testo del decreto Lorenzin sui punti nascita in montagna che apre delle possibilità di ragionamento, di approfondimento che naturalmente partendo dal presupposto della sicurezza come dato fondamentale, questo vale per tutti i servizi sanitari e naturalmente ancora di più per un momento importante e delicato come quello della maternità, ci consente però di lavorare per progettare, programmare una possibile sperimentazione che ci consenta di interloquire con la Regione, con il Ministero, in collaborazione con le aziende sanitarie e quindi lavorare per mantenere la possibilità di una punto nascite anche in montagna, così come prevede e apre questo decreto. Una prospettiva quindi che pur senza nascondersi le difficoltà non può essere considerata negativa, soprattutto se confrontata con le tendenze in atto. Se noi guardiamo quello che sta succedendo a livello generale di questo Paese, ma anche un po' in tutta Europa, dove la sanità pubblica è sotto attacco perché è appetibile e ha enormi margini di profitto e dove i governi rischiano di reagire e stanno in parte reagendo, riducendo il perimetro pubblico della sanità, è chiaro che affermazioni come quelle che si sono sentite questa mattina sono affermazioni di straordinaria importanza.
che ci impegnano tutti quanti per il futuro, da una parte a difendere il valore pubblico la sanità e presidi come quello di Borgo Taro che rispondono a comunità molto isolate, molto disagiate, e dall'altra però anche ad accompagnare i percorsi di innovazione, i percorsi di efficientamento che sono necessari al sistema, e in questo in tanti abbiamo convenuto che il percorso di interdipartimentalizzazione e confidenza iniziato lo scorso 1° settembre sia il percorso che va nella direzione giusta, perché tiene insieme efficienza, copertura sanitaria del territorio, copertura dei posti letto e valorizzazione delle professioni e del lavoro pubblico in sanità. Dovremmo verificare la legge di stabilità, penso che gli stanziamenti non siano sufficienti a dare garanzia a un sistema sanitario nazionale che si mantenga, insomma, come dire, ai primi posti come è sempre stato, ma lo sforzo sarà quello di trovare anche una capacità di eliminare sprechi e di affrontare il tema dell'appropriatezza, proprio perché queste risorse che verranno dall'eliminazione degli sprechi possano tornare nel sistema sanitario nazionale. È tempo di consigli comunali, questa sera inizia alle 20:30 il comune di Valmozzola, il sindaco lo ha convocato per discutere di diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali spiccano una serie di convalide di atti, quello relativo alla determinazione in ordine alla gestione dei rifiuti con convenzione tra i comuni per lo studio di fattibilità, poi servizio di assistenza scolastica per l'anno in corso, determinazioni in merito al servizio trasporto scolastico sempre per quest'anno e il servizio di sgombero neve su strada comunale varie per il periodo compreso tra quest'anno e il 2020. Domani sera invece sarà la volta di Compiano, il sindaco Savina Del Nevo ha convocato il civico consesso per le 20:30, si terrà la discussione di una ratifica di deliberazione della giunta con all'oggetto prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, l'adozione variante al piano comunale delle attività estrattive e l'assestamento generale del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 con determinazioni. Cambiamo pagina, domani scade il termine ultimo di partecipazione al bando per la presentazione della domanda di ammissione al fondo sociale per la locazione emanato dai comuni del distretto delle Valli del Taro e del Ceno. Per informazioni dovete rivolgervi agli uffici URPE dei singoli comuni. Per quanto riguarda il comune di Borgo Taro, domani dalle 9 alle 12 sarà presente un funzionario ACER proprio in municipio che provvederà al ritiro delle domande già compilate. E sempre l'amministrazione comunale di Borgo Taro ci ricorda che è stato emanato un pubblico avviso per la presentazione di istanze per le agevolazioni tariffarie per il servizio idrico per l'anno in corso. Le istanze di agevolazione possono essere presentate da tutti gli utenti domestici con un contratto di fornitura acqua diretto o condominiale se in presenza di un indicatore ISE inferiore o uguale a 10.000 euro. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 di questo mese, quindi davvero ancora pochi giorni. Copia integrale del bando e schema di domanda possono essere reperiti sul sito dell'amministrazione comunale alla sezione Albo Pretorio, amministrazione trasparente, sezione sovvenzioni, contributi e sussidi. Per saperne di più chiamate l'ufficio servizi sociali allo 0525 92 17 30. Vi ricordo che gli orari di apertura al pubblico sono il lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17. E poi il sabato dalle 8:30 alle 12:30. E proprio sabato è la giornata nazionale della colletta alimentare che ormai è giunta, pensate, alla sua 19ª edizione. Un modo per aiutare chi è in difficoltà facendo la spesa nei supermercati e nei negozi che aderiscono all'iniziativa. Potete acquistare qualche alimento anche per loro e come sempre anche il capoluogo della Valtaro, Borgo Taro, aderisce a questa iniziativa grazie alla Caritas e ad altre associazioni del mondo del volontariato locale. La raccolta di alimenti presso i 4 supermercati di Borgo Taro, Conad, INS, Discount e Carrefour, dove chi vuole potrà partecipare e donare prodotti che saranno indicati in un volantino da poter poi conferire presso il Banco Alimentare della Fondazione a Parma e ritorneranno su presso il nostro emporio, ed è un contributo per l'emporio. Ecco, i cittadini borgotaresi sono sempre stati molto generosi, hanno sempre partecipato volentieri a questa iniziativa. Il donare è qualcosa che ci arricchisce
non è un buttare via come si può pensare, ma è proprio, abbiamo la prova che questi beni qua vengono poi direttamente da noi distribuiti a chi effettivamente ne ha bisogno e che viene presso il nostro emporio. Quindi l'invito è partecipate e come al solito siate molto generosi. Gli amici della parrocchia di Bardi vi invitano a un interessante incontro, andiamo alle superiori. Aiutiamo i ragazzi nella scelta della scuola superiore, studenti provenienti da istituti superiori di Parma, Salso Maggiore, Fornovo, Borgotaro e Bedonia racconteranno la loro esperienza scolastica senza alcun tipo di censura. I ragazzi avranno un contatto diretto tra di loro per poter chiedere liberamente informazioni e soddisfare così curiosità senza l'interferenza degli adulti. Gli studenti delle superiori porteranno i libri di testo più significativi dei vari indirizzi per dare la possibilità ai ragazzi delle medie di visionarli e di rendersi conto dunque personalmente e concretamente di come saranno le materie che con la loro scelta dovranno studiare. Questo incontro, ripetiamolo, molto bello e davvero interessante, si terrà questa domenica alle 16:30 alla Casa della Gioventù a Bardi. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.